Ciao ragazzi, allora vi volevo mostrare al volo la spesa che ho fatto alla Coop. Sono appena tornata. Ho fatto giusto una piccola spesa perché era finita l'acqua e poi stavano finendo, anzi erano finite delle cose per la colazione. Insomma, alla fine ho speso 33,95 euro. Allora, poi vabbè, anche frutta e verdura. Ho preso cocomero, solito cocomerino baby che mi piace di più rispetto a quello grosso. Il cocomero l'ho pagato 2,85 euro. Poi ho preso il melone. In realtà stavo per prendere solo il melone perché il cocomerino non lo trovavo, però alla fine l'ho trovato. Vabbè, il melone l'ho pagato 1,65 euro. Eccolo qua. Poi continuiamo con frutta e verdura, va? Allora, aspettate. Allora, ho preso l'insalata. Questa volta ho provato a prendere questa qua, la gentilina, pagata 27 centesimi, ma è pochissimo, è giusto un ciuffetto così per provare. Poi ho preso le pesche, quattro pesche gialle, pagate 2,10 euro. Poi avevo preso anche sì le zucchine, pagate 1,19 euro, quelle col fiore solite, quelle chiare. Poi mi sembra frutta e verdura basta. Poi ho preso una baguette piccola, pagato 49 centesimi. Poi in offerta c'era il pan bauletto, questo qua che prendiamo di solito noi, di grano duro. Pagato 99 centesimi, mi pare. No, scherzavo, ho pagato 1,15 euro l'uno. Poi ho preso i cracker, quelli salati della Mulino Bianco. I cracker costano 1,25 euro. Poi ho preso la Cirio, ne ho prese due. Non era in offerta, però è buono la Cirio. Insieme alla Mutti sono tra le più buone secondo me. E la passata Cirio l'ho pagata 1,29 euro al pezzo. Poi ho preso questi triangolini qua di mais e grano saraceno della Vivi Verde Coop, pagati 99 centesimi. Di solito quelli, io prendo quelli solo mais e sono buonissimi. Stavolta per cambiare ho voluto provare a prendere questi. Poi vabbè, un pacco di assorbenti. In offerta c'erano le gocce di cioccolato della Coop a 1 euro, quindi le ho prese. Sono 500 grammi. Sono molto buone queste qua della Coop. Mi piacciono tantissimo ad Andre. Poi ho preso una confezione da 4 di uova pagate 1,15 euro, sono quelle medie. Poi solito caffè di Palombini, dove all'interno ci sono 10 capsule. Poi ho voluto provare a prendere questo yogurt, novità, bianco seta con cuore di pesca, se no c'era il lampone. E mi sembra agli agrumi. Mi sembra. Questo costa 1,49 euro. Il caffè solito 2,99 euro. Poi, altra novità che ho preso, questi burger agli spinaci di questa marca Kyoene, non so come si dice. Vegano, fonte di fibre e di proteine. Proviamolo. Era nel banco dei surgelati per chi fosse interessato. Tra l'altro erano anche in offerta e questi burger li ho pagati 1,29 euro. Sentiamo un po' come sono. Se ho detto questi burger qua vegetali mi piacciono. Questa marca però non l'ho mai provata. Proviamo un po'. Anche perché questa settimana ho provato a togliere un po', diciamo, ho tolto la carne per fare una prova, ecco, diciamo che non mi manca. Poi ho preso i ceci della Valfrutta, questi li ho pagati 1,19 euro.
e 13. Ho preso il latte per me, latte, insomma, bevanda vegetale per me per la colazione all'avena della marca Matt, era in offerta, però ce n'era rimasto solo uno, solo una confezione, quindi peccato, se no ne prendevo almeno due. E questa qui in offerta veniva 2,49 euro. Mi sembra però che era un'offerta. Allora, 2,49 il prezzo pieno scontato, l'ho pagato 1,76 euro. Così come il pomboletto, non ho letto bene lo scontrino, il prezzo pieno 1,15 euro, però scontato è 90. Poi, ultime due cose, ho preso la marmellata. Questa volta ho preso la Zueg ai frutti di bosco, però solo con gli zuccheri della frutta, che tra l'altro era in offerta. No, il prezzo di questo, scusate, ma non me lo ricordo. E poi infine ho preso il VC Gel di Casa Coop, quello oceano, con candeggina e bicarbonato, pagato 1,10 euro. E niente, questa è la mia mini spesa fatta alla Coop. Voglio far vedere una cosa perché sono una pazza. Allora, è arrivato il caldo, quello noioso, quello afoso, quello che non respiri, appiccicoso, insomma, quello insopportabile. È arrivato ieri e io già non lo sopporto più. Non vedo l'ora che arrivi l'autunno, che arrivi dicembre, che arrivi Natale. Quindi ieri cosa ho fatto? Ho detto, voglio fare una prova. Ho detto, magari funziona. Non ha funzionato, ve lo dico già. Provo ad ascoltare queste canzoni, vediamo magari se sento un po' di freschetto, no? No, non ha funzionato, però ve lo devo far vedere perché sono una pazza. Aspettate, no? Eccoci. Guardate quello che stavo ascoltando ieri. Cioè, io sono già in modalità Natale a agosto, perché domani è il primo di agosto, e ieri mi stavo ascoltando un po' di canzoni Natale, mi sono già fatta anche la playlist qua su YouTube, almeno così quando arriverà il momento sono già preparata. Cioè, sono una pazza, sì, lo so, sono una pazza, però io adoro le canzoni di Natale, non vedo l'ora che arrivi. Poi questo 2020 proprio è da cancellare. E quindi ieri mi stavo ascoltando un po' di canzoni natalizie. Una pazza, sì, lo so. Se sentite l'audio leggermente più basso è perché mi si è scaricata la macchinetta fotografica e sto registrando col telefonino, e purtroppo questo telefono non ne può più. Prima o poi lo cambierò, spero più prima che poi, perché poverino non ne può più. Comunque vi voglio mostrare i prodotti terminati di questo periodo. Non sono tantissimi, quindi li inserisco in questo vlog, non sto a fare un video a parte. Allora, poi comunque tante cose mi sa che le ho buttate via e non le ho lasciate a parte, perché mi sembrava aver finito più cose, però vabbè. Allora, finito i soliti Swiffer, questi qua sono quelli panetti cattura polvere, una confezione a 22, e ogni tanto prendo anche la sottomarca, ma questi qui rimangono i migliori. Poi ho finito due detersivi per la lavatrice, il Dixan, la versione pulito e liscio, e poi un omino bianco, un detersivo igienizzante. Allora, Dixan me l'avete già visto e rivisto perché è il mio preferito insieme al Dash, però ovviamente si sa costano un pochino di più e giusto quando sono in offerta le prendo. Comunque questo qua è 18 lavaggi,
900 ml, buono buono, profumazione stupenda, pulisce bene, insomma, lo prendo e lo riprendo. Questo qua invece dell'omino bianco è la prima volta che lo prendevo, è un detersivo igienizzante e qua dice 23 più 3 gratis, 26 lavaggi, è 1,3 litri di prodotto e sinceramente non mi è dispiaciuto. Ha un odore, ha una profumazione molto delicata, che sta proprio ripulito, quindi non mi è dispiaciuto. Forse, ripeto, preferisco questi qua classici e poi magari andare a mettere io un igienizzante tipo Napisan o il Bioform. Però non è male. Oppure addirittura c'è l'additivo igienizzante proprio dell'omino bianco che non mi è dispiaciuto neanche quello. E poi questo visto che si trova spesso in offerta. Poi ho finito il Vichy Gel, quello di Casa Coop, profumazione limone con candeggina e bicarbonato. Io anche questi li prendo spesso e volentieri perché costano solamente 1,10 euro, fanno il loro dovere. Non si sente la profumazione, qua dice limone, poi ho preso quella all'oceano, ma è uguale, identica, perché si sente molto la candeggina, però non è così fastidiosa, io odio l'odore della candeggina. Però questi sono abbastanza buoni, diciamo, proprio appunto il prezzo che hanno. E poi, sempre Casa Coop, ho finito questo qua, gel piatti agli agrumi, sgrassante, antiodore. Anche questo qua mi ci trovo bene, 500 ml di prodotto, è bello concentrato perché è in gel, quindi ne basta poco e fa molta schiuma. Pulisce bene, poi il prezzo è contenuto perché, oddio, non mi ricordo, comunque sui 90 centesimi, 95 centesimi e l'ho portata a casa. Quindi anche questo ogni tanto lo riprendo. Ah, ragazzi, mi ero scordata di farvi vedere questo qua, Rio Melaceto, con aceto di mele biologico, ce n'è più un goccino e poi è da buttare. Sgrassa a fondo, elimina tutti i cattivi odori, 800 ml, io con questo qua spray mi ci trovo bene soprattutto per pulire il piano cottura, ma in particolare il frigo. Ideale per lavelli, piastrelle, fornelli, forno, utensili da cucina, elettrodomestici e frigo, super brillantezza per acciaio e cromature. Sì, io con questo mi ci trovo bene appunto per pulire la cucina. Anche se devo dire la verità, almeno qui da me non si trova spesso, lo trovo solamente la Tivoità. Alla Coop ho guardato, non l'ho trovato, alla Conad nemmeno. Lo trovo al Tivoità e non costa neanche tanto. Poi, per quanto riguarda l'igiene della persona, ho finito il sapone mani e viso di Risparmio Casa. Questo qua, tutte le volte che vado a Risparmio Casa, lo prendo perché costa poco, 99 centesimi ed è 1 litro di prodotto, quindi dura parecchio. Ci sono tantissime profumazioni, una più buona dell'altra. Questa qua, mango e papaya, la prendiamo spesso perché piace tantissimo ad Andrea. A me mi piace, ma mi piace soprattutto in questo periodo estivo. Poi, comunque, buono, rimane tantissimo sulle mani. Poi, finito il dentifricio della Mentadent. Questo qua, cocco e menta, è buonissimo, strabuono. Ve lo consiglio se non avete mai provato. Unica cosa che, almeno qui da me, si trova solo da Esselunga. Poi finito questo shampoo della Garnier Fructis per capelli normali, vitamina B3 e B6 senza di pompelmo. Anche questo me lo vedete spesso tra i prodotti terminati perché è uno tra i miei shampoo preferiti, anche ad Andrea, ci piace molto a tutte e due. E quindi lo prendiamo spesso. Buono. E niente, questi sono i prodottini terminati. Ragazzi, io chiuderei qua questo vlog, è quasi ora di pranzo, io mi vado a fare un po' di insalatina con delle uova sode, così proprio leggero e fresco. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, anche se sarà un casotto perché ho messo insieme un mix di cose. Vabbè, spero stesso che vi sia piaciuto, più che altro volevo anche salutarvi perché domani è il 1° agosto, quindi magari tanti andrete in vacanza. E quindi volevo augurarvi buone vacanze. Per chi andrà in vacanza, per chi è già stato, fatemelo sapere qua sotto con un commento dove siete andati, dove andrete, oppure se state a casa, noi stiamo a casa quest'anno. Fatemelo sapere qua sotto con un commento. Io non ve lo dico mai nei commenti, però se vi va, lasciatemeli pure.
E niente ragazzi, quindi buone vacanze. Io non cercherò di non abbandonare tutto il canale il mese di agosto. Non voglio dirvi ciao ragazzi, ci rivediamo a settembre. Quello no, sicuramente pubblicherò molto meno. Anche questa settimana avete visto, non ho pubblicato praticamente niente. E magari continuerò con i video svuota spesa, che quelli magari sono anche quelli un pochino più visti, quindi cercherò di pubblicare ogni tanto. Poi se proprio c'è quel giorno che faremo qualcosa di particolare e diverso, magari vloggerò, insomma, staremo a vedere. E quindi ragazzi, ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao ragazzi, buone vacanze!